Ogni scuola sarà un'occupazione. Ogni scuola sarà un'occupazione. Niente, miseria e lutto. Pagherete caro, pagherete tutto. La nostra pazienza è finita. L'alternanza va abolita. La nostra pazienza è finita. Perché ancora una volta gli studenti, invece di essere a scuola, sono a lavorare, e ancora una volta in un solo mese due studenti sono morti durante l'alternanza scuola-lavoro. Bene, ci sono state più di 40 occupazioni in due settimane e noi dobbiamo riconoscerci il merito di questo grande risultato. Professore, lei è in piazza con i ragazzi per manifestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Eppure qualche... Che ora si chiama PCTO. Qualche suo collega però ci ha detto che l'alternanza scuola-lavoro può essere uno strumento per far sì che i ragazzi possano capire meglio quale può essere il proprio futuro indirizzo. Lei dissente su questa posizione? Io dissento, non credo che sia utile a quello scopo. Non credo che nella maggior parte dei casi sia utile a quello scopo. Grazie professore. Prego, buongiorno. Ragazzi, siete del Regina? Sì! Grazie! Lorenzo, siete tantissimi. Sì, siamo tantissimi. È una figata. Bene, buona manifestazione. Grazie. Abbiamo giurato che andremo avanti finché le nostre vittorie non le conquisteremo noi, senza patteggiamenti, senza mezze misure. Gli studenti e le studentesse sono qui in piazza con tanto onore a dimostrare al paese intero qual è la via. Stiamo dando una grande dimostrazione di quello che significa lottare per il proprio futuro e per il proprio presente. Tutte le scuole di Torino e provincia sono qui oggi a protestare contro un modello di scuola che ormai non è più, non è più accettabile. Siamo qui contro la seconda prova, siamo qui contro il PCTO, siamo qui contro la repressione, ma soprattutto perché vogliamo ricostruire una scuola a partire da noi e distruggere quella attuale, una scuola in cui siamo stretti, una scuola in cui non riusciamo a crescere secondo le nostre necessità. Le occupazioni delle ultime settimane hanno dimostrato la determinazione degli studenti e delle studentesse di questa città e ci hanno dato modo di poter vivere un'altra scuola, una scuola che non sia una caserma, una scuola in cui possiamo riflettere insieme, conoscerci, senza le restrizioni della norma di questo sistema dell'istruzione. E queste occupazioni non saranno un fenomeno circoscritto, non finiranno oggi, andremo avanti in queste settimane e andremo avanti i prossimi
anni. Allora, seconda morte, è morto Giuseppe, e questa è la vostra seconda risposta, anzi la terza. Vi siete ripresi la piazza. Che cosa ne pensate? Qual è la risposta che vi sta dando la politica? Beh, la politica dimostra ancora una volta di non essere in grado di far fronte a quelli che sono i problemi reali degli studenti. C'è stata una seconda morte di un altro studente durante l'alternanza in un mese, e questo è un dato che noi non possiamo normalizzare, che non possiamo accettare come la quotidianità. Siamo qui oggi purtroppo anche per Giuseppe, per far vivere Giuseppe nelle nostre lotte e per continuare a ricordare Lorenzo, ma contro un sistema dell'istruzione che nella sua totalità non funziona e che ci fa vivere male ogni giorno. Per cui appunto la dimostrazione che i nostri discorsi sono condivisi e che gli studenti e le studentesse sono uniti all'interno di questa mobilitazione è il fatto che oggi siamo più del doppio del 4 di febbraio, che il 4 di febbraio eravamo più di 10 volte tanti quelli che eravamo il 28 di gennaio. Quindi stiamo in crescita, continueremo questo percorso e metteremo in crisi il sistema dell'istruzione e delle sue fondamenta. Avevate promesso un febbraio caldo, avete mantenuto la promessa? Certo, perché noi, come abbiamo detto già tante volte in questa mobilitazione, quello che promettiamo facciamo, a differenza della classe politica in carica, e infatti questa è la dimostrazione. Abbiamo riempito piazza 18 dicembre, riempiremo altre piazze, occuperemo altre scuole e andremo avanti finché non vinceremo. Grazie. Grazie a te. Oggi siamo qui in piazza per la terza volta in poche settimane, dopo la morte di Lorenzo e dopo quella di Giuseppe a distanza di poche settimane, siamo arrivati a capire che questo è un sistema che non va più, è una cosa che rivendichiamo da anni, da mesi, e ora siamo di nuovo qui a rivendicarla. Siamo in 3.000, siamo in 5.000, siamo tantissimi. Io vengo da un istituto tecnico dove le contraddizioni sull'alternanza, sul PCTO, sugli stage sono tantissimi. Noi dalle nostre scuole veniamo mandati nelle aziende di altri per essere sfruttati, per dare profitto a gente che ne ha già abbastanza, perché non hanno le palle, non hanno la voglia di pagare altri lavoratori e devono sfruttare dei ragazzini dai 16 ai 18 anni. E abbiamo visto cosa è successo. Sono morti due ragazzi, e non è neanche da tralasciare che ogni giorno muoiono 4 persone sul lavoro. 4 persone, numeri che non si vedono da tantissimo. Sono anni che si chiede sicurezza sui posti di lavoro, sono anni che si chiede sicurezza nei posti di stage, di apprendistato e di alternanza, e non ce li danno mai. Sono anni che si chiede un salario minimo per noi che andiamo in alternanza a lavorare per il profitto di altri che stanno con il loro bel culo seduti su una sedia e guadagnano alle nostre spalle. Chiediamo da anni sindacalizzazione per noi studenti, mentre ci viene sempre negata, perché loro ci vogliono fare imparare a vivere in un mondo del lavoro sfruttabile e precario, che quando alziamo la testa veniamo manganellati, veniamo picchiati, quando i lavoratori dell'UNES, che sono in picchetto da settimane, vengono costantemente picchiati, noi non diciamo mai niente. Però questa è una risposta. E io vorrei far riflettere un paio di persone che dicono che il PCTO va abolito, il PCTO va riformato, perché l'abolizione andrebbe a toccare solo i licei e non noi istituti tecnici, dove verremo mandati sempre in stage e sempre in apprendistato, perché sono due cose totalmente diverse e il governo non lo vuole dire. Chiediamo sicurezza, chiediamo repressione, governo! Draghi, servo del padrone! Oggi 18 febbraio, gli studenti espugnano la fortezza di Confindustria, di Estero, di avere la forza di poter litigare. Grandi raga, questo cortei finito sta dimostrando una grande determinazione. Abbiamo detto che li avremmo fatti tremare sulle loro padrone, e continuo
di potervi far arretrare, dimostriamo che siamo in grado di poter vincere se la vogliamo. È ora di lottare, sciopero, sciopero generale. E abbiamo detto già da settimane che siamo qui perché vogliamo conquistare quelle che sono le nostre giuste istanze. Noi vogliamo che qualcuno da dentro questo palazzo scenda immediatamente al cospetto degli studenti e delle studentesse e che ascolti le nostre giuste pretese in merito a questo sistema di formazione. Quello che vogliamo è molto semplice. Vogliamo che l'alternanza venga sospesa e che non sia requisito di maturità. Vogliamo che aboliscano la seconda prova. Vogliamo che si prendano l'impegno di non far pagare agli studenti e alle studentesse una repressione per via delle mobilitazioni in corso. Siamo qui a chiedere, anzi a pretendere, perché non chiediamo un cazzo, l'abbiamo già detto, non chiediamo il permesso, non chiediamo per favore, abbiamo le palle piene di tutte le loro stronzate e quindi vogliamo che scendano, che ci ascoltino e che si prendano un impegno chiaro, un impegno che però non faremo cadere in silenzio. Questo impegno vogliamo che lo portino a termine e noi studenti e studentesse torneremo qui, gli diamo il tempo di 3 settimane per realizzare quello che noi siamo venuti a pretendere qua sotto, e se così non sarà ritorneremo qui a bussare le porte dell'ufficio scolastico regionale e continueremo a chiedere il conto di quelle che sono le nostre istanze. Non siamo qua a passeggiare, non siamo qua a perdere tempo, siamo qua a lottare per un presente e un futuro diverso da quello a cui ci vogliono sottoporre. E quindi vogliamo che le istituzioni si prendano un pezzo, un briciolo di responsabilità in merito a tutta la merda che ci hanno fatto mangiare in questi anni. Siamo qui, qua sotto, questo ufficio dovrebbe rappresentarci e invece è composto solo da persone che continuano a fare accordi con aziende e multinazionali varie a scapito della nostra formazione. Se loro vogliono una riappacificazione con noi studenti, devono prendere, scendere sotto e parlare con noi studenti e darci delle risposte. E se questo non succederà, noi continueremo la lotta all'interno delle nostre scuole, continueremo a portare avanti le occupazioni, le manifestazioni, le azioni, e tra 3 settimane ci sarà lo sciopero generale se loro non ci danno una risposta, e dobbiamo scendere in piazza uniti con i lavoratori, perché noi oggi siamo qui dopo la morte di 2 studenti in alternanza scuola-lavoro, e questo è inaccettabile, e non hanno nemmeno il coraggio di scendere sotto, mettere la faccia e di darci delle risposte. Ministero dell'istruzione, un attimo al centro del padrone. Lo studente non va sfruttato, il nostro lavoro deve essere pagato. Adesso ragazzi interverranno uno studente dalla Grecia, del movimento studentesco Atene, ed è venuto dalla Grecia fin qui per portare solidarietà ai nostri studenti che ci siamo mobilitati nelle scorse settimane e che abbiamo portato avanti le occupazioni. Quindi fate un grande applauso ragazzi! Συμμαθέτες, συμμαθήτριες, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, οι μαθητές της Ελλάδας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς τους σταλούς μαθητές που με αφορμή τον άδικο χαμό του Λορέτζο ξεσηκωθήκατε, οργανώσατε μαζικές κινητοποιήσεις.
Comitato di coordinamento degli studenti di Atene, gli studenti di Grecia, mandano un saluto a tutti voi studenti italiani che nelle ultime settimane dopo la morte di Lorenzo avete organizzato mobilitazioni di massa, rivendicando la cosa ovvia che ragazzi di 16, 17, 18 anni non possono morire andando a lavorare gratis per i profitti delle aziende. Noi studenti in Grecia negli ultimi 2 anni abbiamo organizzato grandi lotte studentesche, abbiamo lottato per scuole aperte e sicure per la nostra salute, contro riforme che il governo ha portato avanti durante la pandemia con le scuole in DAD. Queste riforme fanno della nostra scuola un costoso centro per svolgere esami, seguendo la stessa direzione delle politiche di tutti i governi dell'Unione Europea. Le nostre armi in queste lotte erano i comitati di coordinamento in ogni città, in ogni comune. Anche in scuole e zone dove gli studenti non avevano tanta esperienza di lotte, sono state organizzate assemblee. Gli studenti più combattivi erano in prima linea. I comitati di coordinamento sono stati riconosciuti come la voce degli studenti. Questa è la cosa più importante che hanno lasciato queste lotte. Non è importante solo ritardare una riforma o abolire una legge, ma creare le condizioni per un movimento studentesco più forte, dove ogni nuova lotta sarà più forte, ostacolando i piani dei monopoli, dei governi e dell'Unione Europea. Le nostre lotte hanno trovato come risposta la repressione, come è successo anche a voi qui a Torino. Abbiamo affrontato i presidi delle scuole, giudici e denunce. I nostri cortei sono stati attaccati dalla polizia con i lacrimogeni. Durante le nostre occupazioni abbiamo affrontato interventi della polizia, ma anche di gruppi fascisti collegati a tifoserie di squadre di calcio, con l'obiettivo di terrorizzare gli studenti e di fermare le loro mobilitazioni. Sono gli stessi gruppi che 2 settimane fa hanno assassinato Alkis, uno studente 19enne, solo perché tifava un'altra squadra. Ci hanno dato la forza, la solidarietà di tutto il popolo, il sostegno dei sindacati, dei nostri insegnanti e delle unioni dei genitori degli studenti. Al nostro fianco erano i sindacati, operai come anche noi siamo al fianco dei lavoratori quando lottano. Nella mia città, Pireo, gli operai del porto hanno organizzato scioperi per 7 giorni dopo la morte di un operaio durante il turno di lavoro. Noi studenti abbiamo cercato di diffondere le rivendicazioni degli operai in ogni famiglia, in ogni casa. Questa lotta e la solidarietà hanno costretto la Costco, un grandissimo monopolio cinese, a cedere e soddisfare le rivendicazioni degli operai. Συμμαθητές και συμμαθήτριες, σήμερα, τον 21ο αιώνα, όπου οι φιλολογικές δυνατότητες του ανθρώπου είναι τεράστιες, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποδεχτούμε νεαρά παιδιά να σκοτώνονται στο βωμό των κερδών των εταιριών. Cari compagni, oggi nel 21esimo secolo, con un enorme sviluppo tecnologico, non possiamo e non dobbiamo accettare che giovani ragazzi muoiano per i profitti delle aziende. Non possiamo accettare che le nostre scuole, invece di far uscire persone formate sotto ogni aspetto, ci insegnino a lavorare gratis nelle aziende. Prendiamo forza e esempio dalla vostra lotta. Continuiamo a lottare con ottimismo per un'istruzione all'altezza delle nostre esigenze. Buon proseguimento della vostra lotta. Voi avete la forza e vincerete. Le nostre idee non moriranno mai. Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai. Il ministro Bianchi, dopo 2 anni disastrosi, ha deciso, ha avuto la bella pensata di reintrodurre le prove scritte alla maturità. Secondo il ministro, testuali parole, noi dobbiamo ricominciare a incamminarci verso la normalità. Ma di quale normalità possiamo parlare oggi? Quando quasi metà degli studenti in didattica a distanza non hanno i mezzi necessari per seguire. Di quale normalità possiamo parlare? Quando ci sono delle lacune così grandi
grandissime che non possono essere cancellate con un colpo di spugna. C'era e c'è la necessità di corsi di recupero straordinari, di diminuire gli studenti per ogni classe, di assumere organico a tempo indeterminato e non di forzare un rientro in presenza con metà degli studenti ancora in isolamento e non di investire tutti i soldi del recovery fund nello stesso sistema di sfruttamento che ha ucciso Lorenzo Parelli. Oggi siamo scesi in piazza anche come Fridays for Future, perché questa scuola lavoro ci fa schifo! È una scuola lavoro che pretende di inserirci nel mondo del lavoro! Un mondo del lavoro che non rispetta l'ambiente, che non tutela il nostro futuro! La nostra protesta! Non è una passeggiata! Oggi scuola sarà una barricata! Noi la crisi non la paghiamo! Noi la crisi non la paghiamo! Se non cambierà, lotta dura sarà! Se non cambierà, lotta dura sarà! Fuori la NATO dall'Italia! Fuori l'Italia dalla NATO! Fuori la NATO dall'Italia! Quello che sta succedendo qua davanti è l'esempio di uno Stato borghese che non ha nessun interesse affinché gli studenti e i lavoratori manifestino il loro dissenso, che manifestino i problemi delle bollette, del caro vita, i problemi che toccano tutti noi in quanto proletari, in quanto persone che per vivere hanno bisogno del loro salario o di quello dei propri genitori quando sono studenti. Ecco, ai padroni, a questo governo fa paura che gli studenti alzino la testa, fa paura che portino avanti delle parole d'ordine forti, che facciano dire che l'alternanza è una merda, che la repressione non ci fermerà e che questa seconda prova deve essere cancellata. Ecco, noi contro i loro manganelli, contro il loro tentativo di criminalizzare le lotte degli studenti, dobbiamo rispondere con la coscienza, dobbiamo rispondere con l'organizzazione, dobbiamo rioccupare quelle scuole, dobbiamo rilanciare una grande stagione di lotta che vada verso la costruzione di uno sciopero generale generalizzato che porti avanti le parole d'ordine di chi sta pagando purtroppo questa crisi. Ecco, adesso ci dirigeremo di nuovo indietro, perché tanto abbiamo capito che questi signori hanno più paura di uno striscione che di spaccare le teste degli studenti come successo in piazza Armadotto. Nel tuo intervento al megafono hai fatto riferimento ai gruppi di destra, certo. Puoi spiegarci qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che ognuno debba esprimere la propria idea, però non andando a intaccare quella degli altri. Io direi anche di fare i nomi. Azione Studentesca ha fatto un post dove ci attacca per le cariche del 28, dove dice che noi le abbiamo causate, mentre sappiamo che non siamo stati noi, ci hanno caricati come dei vichinghi, perché noi eravamo studenti che stavano manifestando per un ideale, mentre loro... E anche passando dalla cavallerizza! Mentre loro... Un nuovo schieramento di polizia! A chiudere! Mentre loro ci attaccano di continuo solo perché abbiamo idee diverse dalla loro e ci vogliono infangare. Mentre noi continueremo la nostra lotta anche se staremo contro, anche se loro ci andranno contro. Però non è giusto che alcuni studenti ci facciano delle ritorsioni perché siamo di sinistra o perché manifestiamo. Questi gruppi devono moderarsi. Grazie. Ciao Giulia, allora tu sei una studentessa del D'Azeglio, sei una studentessa della scuola media superiore e noi qui siamo a Palazzo Nuovo. Durante la manifestazione c'erano anche gli studenti dell'università che vi hanno dato il pieno appoggio. Quindi c'è un problema
di lavoro che riguarda sia gli studenti medi e che attiene all'alternanza scuola-lavoro, che riguarda anche gli studenti universitari, perché gli studenti universitari spesso devono lavorare per potersi pagare le rette, che certamente non sono basse. Cosa ci puoi dire al riguardo? Il messaggio che volevamo mandare oggi in piazza è che il problema non è un problema soltanto legato alla nostra scuola o legato a un'altra scuola, ma è legato all'intero sistema scolastico, intero sistema che in realtà comprende anche l'università e il mondo del lavoro, perché siamo molto più legati di quanto si pensasse. Oggi in piazza si citavano ad esempio i lavoratori della GKN, lavoratori della GKN che durante questo autunno hanno portato il loro supporto e il loro aiuto alle scuole che occupavano Firenze, proprio per sottolineare questa unità nel combattere contro questo sistema che ci opprime tutti allo stesso modo. Grazie mille, Giulia. Grazie a lei.